buio il ghiaccio. Partita dura, però 35 minuti in inferiorità numerica, portate a casa un punto, secondo me per voi, insomma, buon risultato. Assolutamente, perché ritengo il Siena una squadra forte, può ambire tranquillamente ai primi posti del girone. Quindi ci è andata bene. Siamo stati bravi a saper soffrire, quindi va bene così. Cosa manca per arrivare ai 3 punti? Dobbiamo lavorare. Noi, tutte le squadre sono partiti molto prima di noi, hanno provato tante cose più di noi. Noi si lavora in settimana molto intensamente per arrivare alla vittoria. Spero che arriverà presto. Era un Siena che ti aspettavi così? Siena, ripeto, ci è andata di lusso il primo tempo perché il nostro portiere ha fatto grandi interventi. Secondo tempo sono calati un po' sotto il piano dell'intensità, però ci sta pure, dopo un primo tempo di alto livello. Un giudizio su questo raggruppamento? Non ho capito. Un giudizio su questo girone, come lo stai vedendo, per quanto hai visto in queste prime giornate? Ma il girone, secondo me, io vengo dal sud e secondo me quest'anno quello più equilibrato è questo qua. Ci sono tante squadre forti, quindi noi che abbiamo come prima cosa l'obiettivo di salvarsi, dovremmo metterci molto molto impegno, sudore e sacrificio. Dopo una sconfitta casalinga molto pesante, è arrivato a questo punto altrettanto pesante. Cosa è cambiato nella vostra testa in questi giorni? No, avevamo voglia di riscatto, voglia di fare bene, voglia di dimostrare che non eravamo quelli di 2 o 3 giorni fa. Abbiamo fatto una brutta figura, avevamo voglia, ripeto, di farci perdonare.